Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti ai nuovi iscritti e grazie mille, grazie per la fiducia. In questo video mi scappa da ridere perché mostro degli altri rossetti, un set che ho visto da Sabrina e Beauty, scusami, cioè dopo anni che ti seguo mi sfugge il nome esatto. Comunque semmai vi lascio il link al suo canale. E quando l'ho visto questo set avevo gli occhi veramente a cuoricino perché mi piacciono i rossetti, mi piacciono, cioè una delle mie fisse, mi piacciono quelli di MAC, mi piacciono le confezioni regalo molto belle, insomma ho fatto proprio la gola a questo set, l'ho cercato e poi l'ho trovato subito praticamente su Nottino. Anche in sconto e c'era anche un omaggio, per cui non ho perso l'occasione. Allora, di cosa parlo? Di questo set che stavo già togliendo la scatola praticamente. Vabbè, diciamo che è carta sprecata, vabbè, ormai l'ho sfilato. Guardate, cioè, solo la bellezza anche della scatola con il logo di MAC, solo, cioè, solo quello. Poi la confezione, cioè non so cosa dire, cioè è una meraviglia, guardate che bella, guardate che confezione, proprio sembra lussuosa, è plastica, però cioè, mi piace troppo, è troppo carina, proprio da esposizione, magari da mettere poi lì quando avrò tolto i calendari e niente, all'interno ha dei prodotti di MAC, dei rossetti, scusate. Si apre così a calamita e sembra un simile specchio qua, ma no, ho guardato, non c'è di pellicola. Allora, qua ci sono i rossetti che praticamente ogni colore corrisponde al bullet interno. E ora ve li faccio vedere. Parto così a caso. Mi sono preparata sì la salvietta perché poi così puliamo tutto. L'unico problema sarà leggere i nomi, perché sono scritti talmente piccoli che sarà un problema. A parte questo, ok. Qui abbiamo Diva. Questo è Diva che avevo già, cioè ho già, però è un bel prugna, direi, molto scuro. Non so dove farveli vedere, se farveli vedere. Va bene, vi faccio vedere sulla mano. Questa è Diva. Poi hanno un profumo. Questi mi sono meno profumati del solito, però. Ma è buono e non dà fastidio sulle labbra. Poi il prossimo. Oh, mi si è smontato tutto, ma come sono contenta. Mi è rimasto in mano questo. Wow. Allora, questo qui che se riesco di leggerlo, natural. No, non riesco di leggerlo, sono scritti troppo piccoli. E questo qua un colore un po' particolare, sì, dico la verità, un colore un po'. Sembra un rosso più marrone, boh, non lo so. Cioè, ho fatto gli swatch uguali, più che altro. Sì. Diva l'ho fatto più corto. Ma comunque, cioè, sono belli come colori. Allora, questi così. Continuiamo, poi questo, so, a vederli così sembrano tutti uguali, ma non li sono, credetemi. Avant Garnet mi sembra che sia. Si vede che il secondo ha un nome troppo lungo, non lo so. Adesso mi dispiace anche, sono belli nuovi tutti a swatcharli. Ma perché sembrano marroni? Gli swatch, questo è un. Ha una punta più di rosso, ma
anche di rosa. Non sono molto brava a descrivere i colori. Poi magari guardate anche il video di Sabrina, che sicuramente li ha descritti meglio di me. Poi questo è già più rosso. Vediamo. Ah, Rubiù. Ci credo che è più rosso. Rubiù è famoso. Rubiù. Però sembra che è un po' più secco. Come mai? Sembra più secco rispetto agli altri. No, l'ho fatti veramente da schifo questi swatch. Poi tutti appiccicati li ho fatti. Scusate, ragazzi, cioè, sono orribili questi swatch, me lo dico anche da sola. Qualcuno confermerà. Li ho fatti troppo appiccicati. Non si capisce niente. Bene. Sono proprio contenta. E l'ultimo, che è un color più zucca. Sugar Dada, mi sembra. Vediamo, spero che mi piaccia. Questo qua è l'unico che mi ha un po' lasciata così. Però di solito ci sono tanti colori che non mi piacciono nei set. Invece questo mi piacciono quasi tutti. Ecco, questo l'ho fatto più staccato. Magari se lo facevo anche prima, eh. Perché la mano col fatto delle vene forse non è proprio il massimo. Sì, non sono stata tanto brava a fare questi swatch, proprio per niente, me lo dico anche da sola. In omaggio c'era questo balsamo labbra Candy Wrapped. Adesso ve lo mostro, che credo che, allora, calcolate che i rossetti vengono più o meno 25 euro l'uno, sono 5, avrei dovuto spendere 125 euro per 5 rossetti, e più il balsamo labbra, metti 100, quasi 150 euro, invece questo set costava una cinquantina. Comunque, fino a stamattina era ancora in sconto. Anzi, forse l'hanno abbassato anche di qualche euro. Però il balsamo labbra io l'ho preso a pelo. Il giorno dopo già non c'era più. Questo qui, al pack classico, almeno io l'ho già visto. Forse ho anche un rossetto con questo pack. Sì, mi sembra di sì. E niente, è un balsamo labbra trasparente. Non credo che abbia colore questo. Sì, infatti, non si vede. È un balsamo labbra, semplicissimo. Adesso ho fatto la scorta di balsami labbra, rossetti, lucida labbra. Direi che per un po' sono a posto. Un bel po'. E niente, questi terribili swatch, che io penso di non averli mai fatti così peggio. Così peggio. Peggio di così. Italiano vieni a me che proprio zero. E poi cosa sulle labbra e sulle unghie ve lo scrivo in info box. Sono tutta in rosso. Anche i rossetti di MAC che prevalgono un po' sul rosso con qualche tonalità più di rosato, aranciato. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Swatch a parte. E non statemi neanche a dire niente perché vedo da sola che ho fatto degli swatch pessimi. Va bene, spero che comunque questo autoregalino vi sia piaciuto e ci sentiamo presto. Ciao!